sponsored by Il Bottegone, ferramenta industriale, utensileria, bulloneria, fai da te, giardinaggio, via provinciale 73, Monticello Brianza. Sala Luciano, concessionaria esclusiva Opel per Lecco e provincia, via Fratelli Figini 10, Lecco, salaluciano.it. Riparazioni Corno, centro assistenza elettrodomestici, Lecco 0341 28 20 17, riparazionicorno.com. Ciao Matteo. Buongiorno mister. Abbiamo scollinato quella che doveva essere una settimana, la domenica scorsa, che insomma si presentava più complicata di quella che magari a cui ci stiamo avvicinando adesso. Sicuramente rispetto alla settimana scorsa si trovano due squadre partite fortissimo che però ultimamente stanno un po' cedendo il passo. Sì, noi come hai detto tu abbiamo proprio due facce fino alla settima giornata dove viaggiavi a ritmo promozione e dopo sei partite dove hai crisi di punti e non di gioco, nel senso è quello che ci fortifica e che ci deve far capire che non si molla niente, molla mai, come dite qua voi. E soprattutto in qualsiasi, soprattutto nell'avversità, perché nel momento in cui la strada comincia a salire è lì che devi mettere giù la testa e andare avanti e cercare di recuperare il terreno perduto, perché magari il velocista comincia ad arrancare, è lì che devi fare la differenza. Quando si fa selezione bisogna cercare di farsi trovare pronti. Noi ce l'hanno fatta nelle ultime sei partite, adesso però bisogna reagire in maniera notevole, e questo lo spirito però deve essere quello di non mollare mai, in qualsiasi caso, soprattutto nelle avversità. Perché le abbiamo viste, però è inutile star qua a rielencarle, a lamentarci, a piangersi addosso. Perdente si piange addosso, quello che reagisce è il vincente. Importante, come abbiamo sempre detto, è la concentrazione, e quindi dobbiamo far tornare la concentrazione ai livelli delle prime sette partite. Basta, poi per giocare sappiamo giocare tutto quanto, manca solo quello. Adesso siamo mancano due terzi del campionato, siamo a un terzo del campionato, bisogna cominciare a diventare squadra. Quello che per il momento non l'abbiamo fatto a sprazzi, grandissima prima parte, seconda parte non buona, però non ci facciamo la testa perché stiamo bene, e questo lo si accorgono anche i ragazzi, stanno tutti bene, e a parte ovviamente come tutte le altre squadre ci sono le defezioni tipo Maldorati, Giudici, Bia e qualcun altro, quindi ognuno in questo periodo ha lo squalificato eccetera, quindi fa parte delle varie situazioni di campionati. Cancello, Villano. Analizzando le formazioni, i giocatori che schierate, insomma il centrocampo in difesa ha avuto quasi mai dubbi, davanti hai alternato molto. Ma sì, ho alternato perché c'erano delle, ci sono state delle prestazioni altalenanti, solo per quello, altrimenti nel momento in cui schieravo la formazione, quella che aveva giocato in casa fuori, e sinceramente mi è capitato poche volte di non riuscire a fare i punti fatti in casa fuori, e noi invece abbiamo visto che mancano i punti fuori casa, e quindi ho provato a cambiare, e adesso gli attaccanti comunque rispetto a prima stanno tutti bene, prima c'era qualcuno un po' più indietro, un po' più avanti, e adesso invece hanno raggiunto tutti un obiettivo importante, quindi cerchiamo di fare in modo di cogliere l'occasione, perché come hai visto comunque i cambi li ho sempre fatti davanti, quindi devono essere un po' più bravi a stare sul pezzo. Roberto, Figelio, hai una domanda? Anche Latti mancherà, vero? Sì, nazionale. Sì, scusa Latti. E poi
Tobia, dati via Mazzolati e Giudici. Ok, perfetto, grazie. Poi sì, c'è qualcuno da valutare, però sì. Vediamo domani mattina. Va bene. Lanfredo Birelli, se hai una domanda. Ciao Lanfredo, buongiorno. Ciao mister, una considerazione. Si incontrano due squadre in crisi di risultati. Okay. L'Ecco non vince da 5 partite, l'Albino Lecce da 6. Noi prendiamo gol da 7 partite, loro da 8 addirittura. E in più c'è da sfatare il tabù Albino Lecce, con il campionato non l'abbiamo mai battuto. Ecco, questa è una roba importante, cercare di sfatare i tabù, però noi dobbiamo pensare alle cose concrete e a guardare di tornare ad essere squadra unita, compatta, e come abbiamo fatto domenica e come abbiamo fatto in tante partite, però poi, come ho detto prima Marcello, tante altalenanze che non ci hanno permesso di portare a casa dei risultati nelle ultime 6 partite, quindi questo dobbiamo fare, però come ho detto prima ne dobbiamo imparare a tenere duro fino all'ultimo, a tenere duro, tenere botta fino alla fine e non mollare niente, perché nei momenti di difficoltà non devi mollare niente e soprattutto mollare mai. Ok, adesso forse... Grazie mister. Grazie a te. È entrato Fiorenzo, vediamo un secondo. Fiorenzo, ah no, non è ancora attaccato. Beh, intanto Matteo, se hai un'altra domanda, sì. Vai pure. No, mister, dal punto di vista tattico, ho notato questa cosa magari a torto. Con i due ragazzi in mezzo, con Masini e Kraja, sicuramente avete un impatto dal punto di vista dell'intensità molto elevato. Forse tirate anche di più in porta, avvicinate più la porta avversaria, però tendete a concedere occasioni, sì, facili dietro le spalle dei due giovani. Altrimenti quello è un ruolo dove si matura un po' più in là. Sì, infatti... con i due over, che possa essere loro o Galli, magari avete avuto un po' più di copertura, avete... Sì, sì, infatti abbiamo valutato proprio questa cosa qua, questa settimana, quindi cercheremo di essere meno perforabili lì, come è successo sul gol della Juve. Gli hai concesso un tiro in porta da fuori area, cioè ci può stare, però il portiere era coperto e è andata proprio nell'angolino. Però abbiamo analizzato questa cosa qua che hai detto, perché bisogna sempre non lasciare mai niente al caso e quindi fare delle analisi su queste cose qua per cercare di chiudere quegli spazi che abbiamo lasciato aperti. Però se pensi che sì, in fase di azioni normali i gol ne avremmo presi veramente pochi in sua azione corrente, diciamo, nel momento in cui c'è stata la palla ferma abbiamo preso qualche gol, soprattutto i rigori e le punizioni laterali. Però hai fatto una bella osservazione, ci abbiamo lavorato su questo, abbiamo cambiato infatti un po' la settimana proprio per lavorare di più su questo aspetto difensivo. Mister, se siamo in queste condizioni perché a volte la cazzimma non è stata quella giusta, però siccome quello che rischia quel posto sei sempre tu, ti chiedo come si fa a allenarla. Bisogna probabilmente, come ho detto adesso, cercare di cambiare qualcosa nella settimana, perché quello che fai non è sufficiente e abbiamo allenato più questa cosa qua cercando di far capire che la differenza è minima tra diventare un campione e diventare un giocatore che arriva sempre a vincere, a quasi vincere la partita, però non la vinci. E lì la differenza la fa la concentrazione, e la concentrazione va allenata. Bisogna allenarla spesso, probabilmente sono stato coerente su queste cose qua e sto cercando di recuperare queste cose qua, perché ti fanno vincere le partite o non vincere, quindi è lì la differenza. È sottile, però vedi, e poi ti dicono no, ma giocano bene, bravi, tutto quanto, sì, pacca sulle spalle, e gli arbitri e cose, intanto però senza essere volgare possiamo perdere, e quindi te l'hanno messa, quindi bisogna essere realisti, concreti, come hai detto tu, saper scegliere e leggere i momenti e cercare di allenare quelle cose che sulla carta bravi, bisogna essere più determinati, poi sì, concentrarsi su tutte parole,
ma vanno allenate. Fiorenzo Radogna. Sì, buongiorno. Fiorenzo, buongiorno. Andiamo un pochino nel dettaglio. La Binulef, in base a alcune dichiarazioni prima della partita con il Lecco, ha detto molto chiaramente che gli andrebbe bene il pari. Temono questa trasferta, temono un Lecco ferito, in sostanza, e forse è più difficile affrontarli proprio per questa ragione. Sì, ma non credo a queste cose, del fatto che, cioè, è una squadra che comunque è da tanti anni che giocano insieme, e giocano un buon calcio, l'hanno fatto vedere in passato e anche quest'anno all'inizio come noi, e sono anche loro in un momento di carenza di risultati. È normale che speri di muovere la classifica, eccetera, però dobbiamo andare oltre al fatto di poter gestire le partite, e per essere nel momento in cui devi essere forte, non ti resta altro che essere forte, e è una cosa che è normale, e quindi non ci sono più spazio per chiacchiere e roba, bisogna star lì e essere bravi a difendere e bravi ad attaccare, tutto lì, poi il risultato è una conseguenza. Se tu fai la prestazione, l'abbiamo fatta tante volte, ultimamente non ci è andata bene a livello del risultato, dobbiamo fare quello e limare quelle cose là. È sottile la cosa, perché c'è da strapparci i capelli da come abbiamo perso la partita domenica. Cioè, perché dici, ma cos'è che devo fare per... Eppure non dobbiamo piangerci addosso, non vogliamo volare mai, non dobbiamo volare per nessun tipo di ragione, perché cambia. E non la chiami gli altri, non puoi aspettare che cambi, la devi cambiare tu. Tutto lì, di fronte alle situazioni difficili bisogna affrontarle con la serenità dovuta, perché stiamo parlando del calcio comunque, non de malattie, e quindi sereni, però allo stesso tempo non si molla niente, non si molla di una virgola. Matteo, un'altra domanda. Grazie a te. Un'ultima cosa, mister, da come ho preso tra l'altro 10 minuti fa, il settimana sono stati pagati gli stipendi, insomma, siamo tornati indietro rispetto a quelle che erano state le dichiarazioni che avevi fatto dopo l'Ecco Padova, che tra l'altro sono state condivise bene o male da tutti. È un fattore positivo sicuramente, perché mi certo, devo un pensiero. Fa sempre piacere, comunque è normale, anzi ringraziamo il press, perché comunque ha voluto dare un segnale, e poi comunque sappiamo che ha un animo alla fine docile, nonostante magari qualche esternazione o frustata che ci possono stare nei limiti, però poi vediamo che da queste cose qua alla fine è una persona che ci vuole bene, e lo fa perché le cose vadano bene, è giusto tirar fuori il bastone e poi ogni tanto tirar fuori la carota. L'importante è che la carota la vediamo poche volte con lui, però è una persona che ormai la sappiamo come prenderla, e ci sta che abbia queste sfuriate. L'importante, come ho sempre detto, è poi condividerle e analizzarle in situazioni con acque un po' più calme, non magari a fine partita o a caldo, però lo sappiamo e si gestisce questa cosa.